Hare Krishna, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Bhakti Om. Oggi inizieremo un nuovo capitolo, inizieremo a leggere il terzo capitolo della Bhagavad Gita e come sempre ci sarà la lettura dei versi in sanscrito con la loro traduzione e a seguire il commento di Prabhupada Prabhu. E poi ci sarà anche lo spazio per le domande e chi volesse fare una domanda può farla sia in diretta su Zoom oppure può farla su Facebook nei commenti e poi la leggeremo insieme. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Vacha. Jayasi Chet Karmanaste Mata Buddhir Janardana. Tat kim karmani goreman yo jayasi krishna. Arjuna disse, O Janardana, o Keshava, perché vuoi che mi impegni in questa orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'attività interessata? Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya. Chakshurunmilitam yena tasmai shri brave namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Jai Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna, benvenuti. E nella spiegazione a questo verso, Srila Prabhupada dice, Sri Krishna, Dio la persona suprema, ha ampiamente descritto nel capitolo precedente la natura dell'anima per liberare Arjuna, suo intimo amico, dall'oceano di sofferenza che lo opprime e lo ha consigliato di seguire la via del Buddhi Yoga, la coscienza di Krishna. Alcuni credono erroneamente che coscienza di Krishna significhi inazione. Talvolta si isolano in luoghi solitari per diventare coscienti di Krishna cantando i suoi santi nomi. Se non si è educati nella filosofia della coscienza di Krishna, non si consiglia di cantare il santo nome di Krishna in un luogo solitario, perché si otterrebbe tutt'al più la venerazione di un pubblico ingenuo. Anche Arjuna pensa che la coscienza di Krishna, il Buddhi Yoga, la conquista della conoscenza spirituale mediante l'intelligenza, consista nel rinunciare a ogni attività e compiere austerità in un luogo solitario. In altre parole, egli cerca abilmente di evitare il combattimento, adducendo come pretesto la coscienza di Krishna. Ma da discepolo sincero presenta la situazione a Krishna, il suo maestro, pregandolo di indicargli la via migliore. E in questo terzo capitolo il Signore risponde ad Arjuna con un'ampia spiegazione del karma yoga, che è l'arte di agire nella coscienza di Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Allora, il secondo capitolo
è stato un capitolo molto importante perché ci dà una visione completa del percorso che noi dobbiamo, che noi abbiamo intrapreso e che dobbiamo conoscere e dobbiamo capire da dove siamo arrivati e dove vogliamo andare. Altrimenti, se non sappiamo da dove veniamo e dove vogliamo andare, siamo persi, siamo in balia delle situazioni, degli eventi. Quindi Krishna dà una visione molto chiara ad Arjuna sulla sua vera identità, per liberarlo, come dice qui nella spiegazione, dice, ha ampiamente descritto nel capitolo precedente la natura dell'anima per liberare Arjuna dall'oceano di sofferenza. E noi che siamo Arjuna, i piccoli Arjuna di turno, dovremmo fare una riflessione e pensare, ma se non avessi incontrato la coscienza di Krishna, se non avessi incontrato i libri di Srila Prabhupada, e in questo momento dove sarei? E cosa farei? Cosa starei facendo? No? Dovremmo fare questa riflessione. E praticamente senza conoscenza noi siamo nell'oceano della sofferenza che opprime l'anima condizionata, preda della paura dell'ignoto. Invece Krishna libera Arjuna iniziando dalla conoscenza del sé e quindi libera tutti noi che prestiamo ascolto dall'ignoranza e ci spiega chi siamo e cosa siamo venuti a fare in questo mondo, in ultima analisi. Quindi questa è la base sulla quale costruire il nostro futuro. Se noi non abbiamo una visione chiara di chi siamo, è un problema perché non possiamo capire dove dobbiamo andare. Mentre se noi abbiamo una visione chiara di chi siamo, allora possiamo capire come muoverci di conseguenza. Ah, pensavo di essere il corpo. E allora se uno pensa di essere il corpo, è chiaro che l'identificazione col corpo e la gratificazione dei sensi diventa lo scopo della vita. E infatti la stragrande maggioranza delle persone viaggia in questa dimensione. Pensa di essere il corpo e pensa che gratificare i sensi sia lo scopo ultimo. E lavora, e agisce, pensa, sente e vuole con questa idea in testa. E cosa succede? Siccome è un concetto ignorante, sì, corrisponde alla realtà, ma corrisponde a una realtà ignorante e temporanea, per un po' dura, per un po' gioisce, soprattutto quando i sensi sono, quando il corpo è giovane e quando la gratificazione dei sensi è più appetibile. Ma dopo si scontra contro la realtà dei fatti. Cioè, siccome noi non siamo il corpo, praticamente uno lavora, agisce, pensa, sente e vuole e si scontra contro la realtà del sé spirituale. Ma siccome non ha agito e pensato, eccetera, in funzione del sé spirituale, poi si ritrova ignorante ad affrontare la realtà spirituale e quindi soffre delle tre sofferenze dell'esistenza materiale, eccetera, come abbiamo spiegato tante volte. Mentre se noi comprendiamo chi siamo, all'inizio anche solo teoricamente, e abbiamo un'idea chiara della nostra vera identità, è chiaro che il nostro agire
non sarà più solo in funzione della gratificazione dei sensi, ma sarà in funzione dell'evoluzione spirituale. E quindi cambia l'impostazione della nostra vita. Però questa impostazione cambia proporzionalmente alla nostra realizzazione della nostra vera identità. Perché non basta ascoltare una volta queste informazioni. Cioè Krishna dice ad Arjuna, tu non sei questo corpo di materia, sei l'anima spirituale. Ah, ok, questo è l'errore che noi facciamo. Tutti fanno questo errore quando si avvicinano, chi più chi meno, si avvicinano alla coscienza di Krishna. Apprendono qualche informazione, si sentono rinvigoriti, soddisfatti perché il sé finalmente respira un'aria nuova questa soddisfazione però è rischiosa perché ti dà un senso, ti offre un senso diverso alla vita, quindi tu inizi un percorso diverso, ma siccome non hai la pazienza, la costanza e lo spirito di sacrificio per entrare veramente in profondità in questa conoscenza, le azioni conseguenti ne sono la risultante. Quindi la tua realizzazione è superficiale e allora anche le azioni conseguenti sono superficiali. Quindi il canto del mantra risulta superficiale, l'associazione con i sadhu risulta superficiale, lo studio degli shastra superficiale, nel senso è così di superficie che si limita alla copertina il più delle volte. E con questo atteggiamento superficiale non si va molto lontano. Certo, si va più lontano rispetto a prima, che eri completamente convinto di essere il corpo di materia, ma comunque si va a rilento nel progresso spirituale. Ecco perché ci vuole uno studio approfondito e analitico. Quindi questo liberare, altrimenti Krishna si sarebbe fermato al secondo capitolo, avrebbe detto Arjuna, non sei questo corpo, alzati e combatti. No, ce ne sono 18 di capitoli, perché per arrivare proprio in profondità bisogna avere la pazienza di ascoltare e sviluppare i giusti strumenti per la comprensione completa. Quindi liberare Arjuna dall'ignoranza significa questo, significa dargli la conoscenza, ma offrirgli il metodo attraverso il quale questa conoscenza da jnana si può trasformare in vijnana, in conoscenza realizzata. E da qui ha inizio il terzo capitolo, che si intitola il Karma Yoga, e inizia con queste domande di Arjuna che mettono in luce alcuni aspetti importanti della relazione che c'è tra il discepolo e il maestro spirituale. E possiamo definirle delle tappe obbligate, cioè noi quando iniziamo il nostro percorso spirituale, se prendiamo il verso, ad esempio, il verso di Rupa Goswami, Ado Shraddha, no? All'inizio c'è la fede, Ado Shraddha Sadhu Sangha, eccetera, i vari passi che noi dobbiamo superare. Si tratta di passaggi obbligati. Quindi quando noi entriamo in coscienza di Krishna, noi pensiamo che sia tutto nuovo. Ed è tutto nuovo per noi che eravamo nell'ignoranza. Ma in realtà si tratta di un percorso con delle tappe obbligate già predefinito. Non dobbiamo inventarci niente. Dobbiamo semplicemente ascoltare e mettere in pratica questi insegnamenti e superare gradualmente queste tappe. Però come un bambino
Bhaktivinoda Thakur fa questo esempio, paragona il nuovo Bhakta, il nuovo apprendista Bhakta, a un bambino. Quindi cosa fa il bambino? All'inizio ha certe necessità, no? Ha bisogno del latte materno e solo quello, ha bisogno solo della mamma vicina e niente più, no? Gradualmente però supera altre tappe, poi comincia a gattonare, va in giro, sì, la mamma è importante, ma comincia ad essere curiosa, vuole sperimentare altre situazioni. Poi, quando cresce ancora, non ha più così bisogno della mamma. Sì, e il papà, sono dei punti di riferimento importanti, ma arrivano altri punti di riferimento, cioè i coetanei. Ha bisogno di sviluppare una relazione. No? Allora Bhaktivinoda Thakur fa questo esempio paragonando la nostra crescita spirituale alla crescita di un bambino. E noi dobbiamo stare attenti perché affidarci alle cure del maestro spirituale e degli shastra, che sono paragonati al padre e alla madre, e i genitori devono avere una completa cura del bambino, perché è molto facile che si faccia del male, che si ammali, eccetera. No? Poi gradualmente però noi abbiamo bisogno anche di, quindi da Shraddha, la prima fase è considerata quella di Shraddha, della fede, e abbiamo bisogno del sadhu sangha, quindi abbiamo bisogno di confrontarci con altri devoti che hanno compreso di essere anime spirituali e hanno iniziato il loro percorso spirituale. Quindi c'è un nutrimento reciproco in questa associazione. E poi il Bhajana Kriya, quando noi veniamo iniziati, no? Sentiamo la necessità gradualmente, sentiamo la necessità di affidarci a un devoto, una devota, dei punti di riferimento che diventano la nostra guida. E questo viene definito Bhajana Kriya, cioè troviamo i devoti che ci iniziano al percorso spirituale. Quindi questa crescita è graduale, ma sono delle tappe già segnate. Ecco perché chi comprende questa semplice verità si affida alle cure del maestro spirituale, dei maestri spirituali, e segue con diligenza le tappe già segnate. E se invece noi agiamo spinti dal falso ego, allora pensiamo di essere noi che abbiamo capito tutto della Bhakti e che ci inventiamo le nostre tappe, inventiamo i nostri modi di affrontare la realtà del servizio di devozione. E così rischiamo di andare fuori strada. Mentre Krishna... E allora questa è la fase nella quale si trova Arjuna. Arjuna cosa fa? Ascolta, no? All'inizio gli dice: sì, io sono un discepolo sottomesso a te, ma non combatterò, no? E poi fa il filosofo, spiega le sue verità sul Dharma, eccetera. Krishna per un po' lo ascolta e poi gli dice, no, il secondo capitolo è questo, gli dice: tu fai il filosofo ma piangi come un bambino, ascolta che ti spiego come stanno le cose. E Arjuna... Quindi tutto il secondo capitolo Arjuna ascolta le informazioni sull'anima, chi sono, la mia natura. Poi però fa un'altra domanda, no? E dice: come, ok, bella questa filosofia, interessante, ma come si comporta? Allora come faccio a distinguere un sadhu? Come faccio a capire a che livello sono in pratica, no? E quando pone quelle domande verso a due terzi del secondo capitolo, come si comporta un sadhu, come agisce un'anima che ha raggiunto questo stadio di liberazione, e Krishna gli risponde che chi riesce a controllare i sensi, la mente, eccetera, no? Allora
Questa è l'altra fase di Arjuna che chiede, comincia a sviluppare un altro atteggiamento nei confronti di Krishna. E adesso siamo arrivati al terzo capitolo dove Krishna, dove Arjuna in un certo senso sfida Krishna e mette in dubbio anche, e gli dice, o Janardana, perché mi inciti a questa orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'azione interessata? Cosa significa questa domanda? Significa che Arjuna prima era lì che piangeva come un bambino, e voleva andare nella foresta. Adesso ha ascoltato da Krishna, si è rinvigorito, però usa l'energia che gli sta dando Krishna per, e poi lo vedremo anche nella domanda successiva ancora di più, per riportare a galla i suoi dubbi e quindi rimanere della stessa opinione. Allora dice, perché io... Tu hai parlato del Buddhi Yoga, perché a un certo punto qui Krishna dice, allora, quando raggiungi l'intelligenza, no? Parla di Buddhi Yoga nei capitoli precedenti. Eccolo qua, Prasade Sarvadukanam, per chi è situato nella coscienza divina, le tre forme di sofferenza materiale non esistono più, in questo felicità, la sua in questo stato di felicità, presto la sua intelligenza diventa ferma. Perché Nasti Buddhira Yuktasya, chi non è in unione con il Supremo non può avere né una mente controllata e nemmeno un'intelligenza ferma. Quindi spinge Arjuna ad arrivare a un livello nel quale c'è la mente controllata e l'intelligenza ferma. Allora adesso Arjuna dice, ecco, tu mi dici di raggiungere l'intelligenza ferma e perché mi inciti a combattere? Allora vedete che Arjuna sfida Krishna sottilmente, no? E questa è la fase adolescenziale, Bhaktivinoda Thakura la paragona alla fase adolescenziale, dove il bambino ha preso dai genitori, ha preso da nutrimento, si è rinvigorito e a un certo punto comincia a fare di testa sua, non solo nella fase adolescenziale, anche prima, e sfida i genitori che gli dicono fai così, no, faccio di testa mia. Ci siamo passati un po' tutti da questa situazione. Sono delle fasi che, di crescita, di evoluzione, che sono salutari, perché vuol dire che c'è crescita, che c'è comprensione e c'è evoluzione. Però c'è anche crisi. Ecco perché non è facile il progresso in coscienza di Krishna, perché subentrano le crisi. Quando uno passa da una fase all'altra, c'è un momento di crisi. Quindi uno prima era abituato a fare tutto di testa sua, decidere tutto per la sua vita, poi arriva in coscienza di Krishna e Krishna ti dice no, guarda che tu sei un'anima spirituale, se vuoi raggiungere l'evoluzione devi imparare a controllare i sensi. Ma come? Prima io facevo quello che volevo, adesso devo fare quello che mi dice. Quindi subentra una crisi. Però questa parola crisi, che nel linguaggio così normale è un momento di difficoltà ed è l'accezione è negativa, no? Crisi, la crisi finanziaria, la crisi politica, la crisi di governo, cioè di crisi, e quindi tu dai un'accezione negativa, mentre la parola crisi in realtà viene dal greco, che significa scelta, significa anche incrocio e significa quindi bivio, no? Quando tu sei a un bivio devi scegliere. E chiaramente se non sai dove andare è difficile superare la crisi, perché
Non sai se andare a destra o a sinistra, ma se tu sai dove devi andare, superi brillantemente la crisi, perché hai un navigatore, come quando inserisci i dati nel navigatore e il navigatore ti dice fra 200 metri svolta a destra. Quindi tu, è una crisi perché devi fare una scelta, ma siccome hai le informazioni giuste, non è una crisi negativa, ma diventa una crisi positiva, e cioè sai, ti prepari e tra 200 metri svolti a destra. Ok? Così, se noi abbiamo la conoscenza degli Shastra, arrivano le crisi, perché ci sono delle trasformazioni interiori, ci sono delle trasformazioni fisiche, quindi tu impari a controllare i sensi, impari a controllare la mente. Allora, prima passavi davanti a una pasticceria, ancora prima passavi davanti a una tabaccheria, entravi e ti compravi le sigarette, e l'amaro e gratta e vinci. Poi passi davanti alla stessa tabaccheria e, dovuto alle informazioni che hai ricevuto, prosegui dritto. Solo che i sensi e la mente sono ancora molto attratti da quel tipo di energia. Ecco perché è negativa la crisi. Perché devi dire no quando la mente ti dice sì. Ma se hai le informazioni, leggevo prima una frase che mi sono segnata, interessante, di Seneca, che ha vissuto proprio a cavallo, è nato 4 anni prima di Cristo e poi ha vissuto una settantina d'anni, la intitola Aspiro alla libertà. E dice, se mi arrenderò al piacere, dovrò arrendermi anche al dolore, alla fatica, alla povertà. Anche l'ambizione e l'ira vorranno le mie energie. Anzi, sarò straziato fra tante passioni. Aspiro alla libertà. Questo è il premio a cui sono rivolte tutte le mie fatiche. Mi chiedi che cosa sia la libertà? È indipendenza da ogni cosa, da qualunque circostanza esterna, da qualunque necessità. Quindi questo è un filosofo che ha vissuto 2000 anni fa e aveva capito come funziona il karma, come funziona l'attaccamento materiale. E dice, se mi arrenderò al piacere, dovrò arrendermi anche al dolore. Quindi ha capito come funziona. Allora, arriva questa dose di piacere e tu all'inizio provi dispiacere nel rinunciare al piacere. Dopo riconosci quel piacere come fonte di dolore e quindi trai piacere nel rinunciare al piacere. Ma all'inizio è una crisi, perché devi superare una grossa difficoltà. Non solo la tua, ma di tutte le persone che ti circondano. Ti dici, ma come fai a rinunciare a questo? Ne abbiamo parlato tante volte. Allora, se noi abbiamo la conoscenza degli Shastra e se abbiamo, sperimentiamo la nostra vita spirituale sotto la guida attenta di chi ha già superato tutte queste fasi e ci può guidare, allora le nostre crisi diventano dei momenti di transizione e di evoluzione che superiamo brillantemente. Allora possiamo passare dal Shraddha, Sadhusanga. Il Sadhusanga non diventa come ci sono dei bambini che litigano, prendono a schiaffi, li offendono, mordono gli altri bambini. Allora diventano dei nemici. Invece altri che sviluppano relazioni di amicizia, si arricchiscono vicendevolmente. Così chi non sa affrontare bene il Sadhusanga comincia a offendere, criticare, eccetera. Ed è l'inizio della sua vita spirituale, ed è l'inizio della sua, della, ed è la fine della sua vita spirituale. Mentre se noi seguiamo gli insegnamenti degli Shastra, impariamo a condividere delle realizzazioni spirituali che ci arricchiscono. Così ecco perché dobbiamo affidarci e non fare di testa nostra. Non perché vita spirituale significa liberarsi dal,
dal libero arbitrio. Il contrario è che siccome il nostro libero arbitrio è stato condizionato per anni, per vite intere all'esistenza materiale, adesso non è più libero, è apparentemente libero, ma in realtà è super condizionato dall'esistenza materiale. Quando noi comprendiamo questo e ci affidiamo, in pratica affidiamo il nostro libero arbitrio a chi è veramente libero e ci spiega come usare bene il nostro libero arbitrio. Quindi ci dice: alzati presto al mattino, anche se il tuo libero arbitrio ti dice di non alzarti. Allora, noi cosa facciamo? Appena ci svegliamo, ci ricordiamo delle parole del maestro spirituale e affidiamo a lui il nostro libero arbitrio. E quindi anche se il nostro libero arbitrio ci dice dormi, noi ci svegliamo. E questo è un esempio molto, molto semplice, no? Ma cosa succede? Se tu affidi il tuo libero arbitrio a un'anima liberata, il tuo libero arbitrio diventa veramente libero. A quel punto non hai più bisogno di chi ti dice svegliati, perché ti svegli da solo, perché hai compreso come la realtà dei fatti dal punto di vista spirituale. A quel punto il tuo libero arbitrio diventa veramente libero. Quindi, infatti, Atma Vashar dice in un altro verso che abbiamo studiato, no? Prasade sarvadu... adesso lo metto così. Raga dvesha vimuktastu vishayan indriyascharam. Atmavashaya videyatma prasadama digacchati. Quindi quando noi ci liberiamo da raga e dvesha, imparando a controllare i sensi e seguendo i principi regolatori della libertà, riceviamo dal Signore la sua piena misericordia. E questo è l'unico modo per arrivare a sviluppare una mente controllata e un'intelligenza ferma. Altrimenti non è possibile raggiungere la pace. E come può esserci felicità senza la pace? E siccome noi siamo ricercatori del piacere, questa è la nostra vera natura, perché siamo fatti di piacere, se abbiamo le giuste informazioni arriviamo al vero piacere. Se non abbiamo le giuste informazioni arriviamo a sperimentare il piacere illusorio dell'esistenza materiale, che, come ho citato prima la frase di Seneca, poi per gustare quel piacere ti devi beccare una reazione incredibile di dispiaceri, di ira, di dolori e di sofferenze e quant'altro. Quindi la coscienza di Krishna è una strada, come dicevo prima, già tracciata. Basta seguire le indicazioni che ci vengono date. Gradualmente il nostro libero arbitrio diventa veramente libero. E in questo modo, prasadam adigacchati, riceviamo dal Signore la piena misericordia e lo sentiamo nel nostro essere, nel nostro stato d'animo. Sperimentiamo un piacere spirituale che non dipende dalle circostanze materiali, ma è indipendente, dipende da Krishna, dipende dalla relazione che noi abbiamo sviluppato con Krishna. Quindi Arjuna, è importante, adesso leggiamo anche la seconda domanda che fa, è importante analizzare questo punto, che sfida, Arjuna sfida Krishna, gli dice: ma tu che mi dici che bisogna arrivare all'intelligenza ferma, perché mi inciti a combattere? Però la sua è una domanda genuina, no? non è maliziosa. Per di più aiuta noi a capire perché dentro ognuno di noi nasce questo dubbio, no? E quindi ascoltando poi le risposte di Krishna possiamo chiarire i nostri dubbi. Adesso leggiamo Kamagayatri, anche il verso successivo, che ancora di più punzecchia, se vogliamo dire così, Krishna.
Yamishrene Vavakena Buddhimohaya Sivame Tadikambada Nishchitya Yena Shreyo Mahatnoyam. La mia intelligenza è confusa dalle tue istruzioni ambigue. Ti prego, dimmi chiaramente quale via sia più benefica per me. Spiegazione. Come preludio alla Bhagavad Gita, il capitolo precedente ha presentato diversi metodi di realizzazione spirituale, come il Sankhya Yoga, il Buddhi Yoga, il controllo dei sensi con l'intelligenza e l'azione disinteressata, mettendo il neofita di fronte a questi differenti metodi. Ma il secondo capitolo non tratta questi argomenti in modo sistematico. Sono necessarie altre precisazioni per tracciare un piano d'azione e facilitare la comprensione di questi argomenti apparentemente contraddittori. Perciò Arjuna chiede a Krishna di spiegare ancora questi argomenti affinché diventino perfettamente comprensibili anche all'uomo comune. Sebbene Krishna non avesse alcuna intenzione di confonderlo, Arjuna non riesce a capire che cosa significa essere coscienti di Krishna, sia nell'azione che nell'inazione. Arjuna dunque, con le sue domande, tenta di chiarire la via della coscienza di Krishna a tutti coloro che desiderano seriamente capire il mistero della Bhagavad Gita. Quindi, in questa spiegazione Srila Prabhupada non dà questo, non mette enfasi su questo punto che invece ci ho tenuto a chiarire, e cioè che Arjuna sfida Krishna e gli dice: le tue istruzioni equivoche. Allora, questo è l'atteggiamento al quale noi dobbiamo fare attenzione, cioè siamo persi nel mondo materiale, pieni di sofferenza, di ignoranza, arriviamo al cospetto del maestro spirituale, della coscienza di Krishna, ci liberiamo da questo giogo, da questo appesantimento, ci liberiamo almeno un po' e ci riempiamo di nuova energia. Dobbiamo stare attenti a non fare l'errore di usare questa energia contro il maestro spirituale, contro la coscienza di Krishna. Altrimenti iniziamo a commettere offese. Mentre se usiamo questa energia in modo positivo, e cioè iniziamo a fare domande, ma con l'atteggiamento giusto, tadvidi pranipatena, con l'atteggiamento sottomesso, non con l'atteggiamento presuntuoso, allora Krishna è pronto a rispondere e a chiarire tutti questi dubbi. Allora, adesso abbiamo parlato di domande e di risposte. E prima di ascoltare la risposta di Krishna, volevo sapere se ci sono delle domande. Hare Krishna, Prabhu. Niamaji. Hare Krishna, Fabrizio. Ecco, allora, se puoi spiegare velocemente che significa andare contro il maestro spirituale, cioè usare l'energia per andargli contro, cioè. Significa che questa non è cosa significa, succede automaticamente, perché è la crisi che noi dobbiamo superare, perché noi stiamo passando dal piano condizionato e ci stiamo dirigendo verso il piano liberato. E sarebbe come dire: ma cosa significa sbagliare strada? Sicuro che sbagli strada, perché da qui a Roma, sai quanti bivi quanti incroci dovrai attraversare? 10, 100, 1000 rispetto alla strada che devi percorrere. Quindi è quasi sicuro che sbaglierai strada se non hai o la cartina. Una volta si girava con la cartina geografica, ok? Adesso hai il navigatore, ma è la stessa cosa, cioè è una visione da che cos'è una cartina geografica? È la terra vista dall'alto, ok? Allora tu, quando arrivi lì, sai che devi girare, andare verso destra e non verso sinistra, ok? Adesso è aumentata la tecnologia, quindi c'è una voce che ti dice vai a destra e a sinistra. Così
Noi, quando ci mettiamo nel viaggio della coscienza di Krishna, se utilizziamo la tecnologia che ci viene messa a disposizione, supereremo tutte le crisi. Altrimenti entriamo in questo viaggio, prima eravamo a piedi in mezzo a una strada disperati, poi ci viene fornito un mezzo e ci viene dato anche del carburante e rischiamo di fare come Pinocchio. Cosa ha fatto Pinocchio? Cioè il babbo gli ha dato 3 monete, cos'è la storia, se non ricordo i dettagli, e poi gli ha dato l'abecedario, no? E quindi lui prima non aveva né uno né l'altro, non aveva niente. Adesso aveva dell'energia, ma qual è stato il suo problema? Che ha incontrato il gatto alla volpe, che gli ha detto, bello, queste 3 monete, se tu le pianti, cresce un sacco, un albero pieno di soldi. Quindi lui ha ascoltato i consigli, ma quelli sbagliati. Poi si è dovuto vendere anche la becera, insomma, un sacco di problemi. Okay? Perché non ha ascoltato i consigli giusti. E alla fine ha usato l'energia che gli era stata data non in modo appropriato. Allora noi ci mettiamo nel percorso della coscienza di Krishna e ci viene offerta dell'energia meravigliosa, perché cantando Hare Krishna ti liberi dal karma, studiando la Bhagavad Gita ti liberi dal karma e ti viene una nuova energia. Però quello che dobbiamo essere attenti, ed è per questo che noi parliamo della Bhagavad Gita, cerchiamo di spiegare questi concetti, perché domani succede ancora, arrivi al bivio e tu hai un'energia rinnovata, quindi una forza rinnovata, e puoi usarla in un modo o nell'altro. Se hai ascoltato attentamente, se studi attentamente, canti attentamente, questa nuova energia ti fa fare altra strada e arrivi a un'altra crisi, arrivi a un altro bivio, un'altra scelta. E quale sarà la tua scelta? Ah, adesso non, per me non esiste, non ho nessun dubbio. Quando suono la sveglia, la spengo. Sì, la spengo, però mi sono, come ho detto altre volte, mi metto 4 o 5 e sono sicuro che prima o poi mi sveglio. Okay? Però adesso non ho più dubbi se svegliarmi o non svegliarmi. Okay? Perché? Perché ho capito che questo è il segreto del successo nella vita spirituale. È alzarsi presto e cantare Hare Krishna. Poi però arrivano altri dubbi. Tu fai questo sadhana, canti il mantra e ti viene una grande energia. No? E incontri un devoto o vai nell'associazione dei devoti e questa energia, siccome hai ancora la natura condizionata, quindi hai a che fare con la tua natura condizionata e questa energia rinnovata, la natura condizionata ti spinge a guardare i difetti dei devoti e usi l'energia che ti è stata data e la potenza, invece che per apprezzare i pregi, per vedere i difetti. E quindi fai offese. E questo ti porta a delle conseguenze karmiche, perché Krishna non tollera le offese che vengono fatte ai devoti, è la prima offesa, e non hai più il gusto per il mantra. Allora bisogna far tesoro della conoscenza che ti fa superare le crisi in modo brillante. Allora incontri il devoto, la tua natura condizionata ti porta a trovare 3 difetti, invece siccome hai ascoltato le informazioni degli acharya, trovi subito 3 qualità. Metti a zittire, azzittisci la voce che ti dice che ha questo, questo e questo che non va, e trovi subito 3 qualità. Ma questo devoto è 40 anni che serve Srila Prabhupada. Non ha mai fatto offese, l'hai visto sempre tranquillo, ha un sacco di persone che lo apprezzano, ha un sacco di doti. Sì, magari avrà anche dei difetti, ma le doti che ha sono molto più importanti e così care a Krishna. E chi sono io per andare a vedere i suoi difetti? Allora tu usi la stessa energia, invece che per darti la zappa sui piedi, usi la zappa per zappare, piantare
quello che devi piantare. Questo significa, la tua domanda era sul cosa significa, no? Sì. Diciamo, sembrava come più che altro fa un danno a se stessi, più che altro. Sì, ecco, trovare i difetti nel maestro spirituale, andare contro il maestro. Questo significa essere nel giusto spirito che ha dimostrato Arjuna. E cioè, sì, un pochino ha punzecchiato Krishna, no? Però un minimo, allora il maestro spirituale conosce la nostra natura condizionata ed è tollerante, Krishna è tollerante, tutti siamo passati, tutti passiamo da quella fase lì, tutti passiamo dalla fase delle offese, c'è chi si ferma per un po', qualche frazione di secondo, e c'è chi si ferma per 20 anni e cioè, continua a cantare Hare Krishna e non si muove, non riesce ad ascoltare i mantra, perché? Perché continua a fare offese, no? Quindi la scelta sta a noi come usare il nostro libero arbitrio, ma le tappe sono obbligate. Allora, finché tu non quando da Shraddha vai a Sadhu Sangha, l'associazione dei devoti, se non impari l'arte del Sadhu Sangha, il tuo bhajan non può portare frutti. E i frutti del bhajan sono l'anartha nivritti. Bhajana kriya, anartha nivritti. Non ti liberi dagli anartha. E se non ti liberi dagli anartha, non c'è modo di progredire in coscienza di Krishna. Sì, puoi andare avanti per 20 anni, 30 anni, avere il tila, il doti, il sari, quello che ti pare, ma non c'è il piacere interiore. Non stai gustando il piacere interiore. Stamattina ero in Sankirtan, mentre la settimana scorsa Martina Franco ha incontrato un sacerdote bravissimo che mi ha accolto, giovane, molto giovane, ma gli ho detto, ce l'ha un minuto, mi ha accolto nel suo ufficio, un breve incontro, c'è stato un ottimo scambio, ha dato anche un aiuto per il Food for Life, è stato molto gentile, e c'è stato uno scambio evolutivo per entrambe. E oggi sono stato davanti a una chiesa, c'erano tre preti, io sono arrivati e vabbè, adesso non vi dico quello che ho visto io, però lì c'era un'energia molto ambigua, per usare solo un eufemismo, hanno fatto finta di niente e si sono dileguati. Ho chiesto, c'è il parroco? No, ma adesso non ha tempo, erano tre preti, figurati se due e mezzo, forse uno era sacrestano. E uno che ha fatto è andato via, l'altro è entrato. E dalle espressioni, dal modo, dall'atteggiamento che avevano, sicuramente non erano di ispirazione per chi ricerca la vera vita spirituale. Non dico il paese, così non si possono fare offese. No? Ma perché ho detto questo? Scusate. Mi fate ritornare al discorso precedente. Vediamo se eravate attenti. Hai parlato un po' di quello. No, che anche per 20 anni puoi avere il doti, però non c'è il piacere interiore. Jai Abhiram Thakur, thank you very much, eri attento, io ho messo la prova, era questo, sì. Non c'è piacere, quindi cosa fai? Cerchi il piacere altrove. E magari sei vestito in un modo, ma di notte bisogna vedere dove vai e cosa fai, no? Magari poi trovano dentro i computer, chissà cosa trovano, no? Se ne sentono spesso. Ma questo può succedere in tutti gli ambiti, ok? Allora, se noi non vogliamo progredire invece con passo sicuro sulla via della realizzazione spirituale, dobbiamo imparare ad ascoltare e capire che la nostra natura condizionata è sempre lì. Allora, se noi pensiamo di essere sempre, di aver sempre a che fare con la nostra natura condizionata, saremo sempre attenti.
È come uno che va in macchina e si preoccupa sempre di guidare bene, mette la cintura, va piano, guarda bene a destra e a sinistra, perché sa che può esserci sempre il pericolo di un incidente. Allora, quando guidi così, guidi bene e fai star bene anche i passeggeri che hai in macchina. Se invece sei spavaldo, troppo sicuro, vai troppo forte, eccetera, aumenti i rischi di incidente. Così, se noi sappiamo che abbiamo a che fare con una natura condizionata, ascoltiamo con più attenzione, sembra che andiamo più lentamente, ma procediamo con passo sicuro e non facciamo errori, e sviluppiamo un piacere per la vita spirituale che gradualmente diventa infinito, infinitamente grande, a tal punto che i piaceri di questo mondo materiale diventano insignificanti. Succede esattamente il contrario di quello che succede invece a chi non pratica correttamente la vita spirituale e si riempie di un sacco di desideri materiali che poi diventano perversi addirittura, perché esternamente deve far credere di essere, in questo caso, un sacerdote, no? Quindi la mattina dà la messa e parla in nome del Cristo, e alla notte chissà dove va e chissà cosa fa, e usa magari i soldi delle donazioni che gli danno i fedeli per andare, ma questo succede in tanti, può succedere in tanti ambiti. Noi, come diceva Cristo, vediamo il peccato e non il peccatore. Poco o tanto può succedere a ognuno di noi. Se invece noi ascoltiamo e seguiamo attentamente, allora il canto del mantra ci fa sviluppare piacere, l'ascolto degli shastra ci fa sviluppare piacere, consapevolezza, e ci distacca dalla gratificazione dei sensi. E allora non ci saranno mai problemi. Le tappe sono obbligate e ci portano dal poca fede iniziale al bhava e prema. Possiamo arrivare dopo Anartha Nivritti, c'è nishtha, diventiamo fissi nel servizio di devozione. Se non siamo fissi nel servizio di devozione, significa che non abbiamo superato, non stiamo superando brillantemente le crisi precedenti. E allora basta analizzare tutto quello che abbiamo detto nella nostra esperienza, fare i giusti cambiamenti, e ogni giorno può essere il giorno della rinascita verso il mondo spirituale. Chiaro fin qua? Avete altri dubbi, domande? Se no, leggiamo un altro verso e sentiamo la risposta di Krishna. Shri Bhagavan Vacha Lokesmin Vividanishta Pura Prokta Mayanaga Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. Signore Supremo disse: O Arjuna senza peccato, come ho già detto, due sono le categorie di uomini che cercano di realizzare il sé. Alcuni sono inclini a raggiungere questo fine con la speculazione filosofica empirica, altri col servizio di devozione. Quindi qui Krishna dice, pura prokta mayanaga. E pura prokta dice: come ti ho già spiegato, no? E questo già spiegato si riferisce al verso, lo cita anche Srila Prabhupada nel commento, che dice nel secondo capitolo, verso 39, ha indicato due vie, ed è del secondo capitolo la fase, infatti è più o meno la metà, nella quale Krishna dice ad Arjuna: io ti ho spiegato questo metodo dal punto di vista
della conoscenza, quindi il Jnana Yoga. Adesso senti come puoi applicarlo nella tua vita con l'azione devozionale. No? Quindi dice, io ti ho già spiegato questo punto, adesso te lo rispiego, però chiama Arjuna Mayanaga e gli dice, o Arjuna, tu che sei senza peccato. Ecco, questo è un aspetto importante che va sottolineato di questo verso. E cioè, ripetiamo sempre, che si sta rivolgendo a ognuno di noi e ci sta dicendo, vuoi capire realmente che cos'è la coscienza di Krishna? Ti devi liberare dal peccato. Ecco perché il maestro spirituale ti dice, vuoi conoscere, vuoi approfondire, vuoi realizzare, allora hai ascoltato che non sei questo corpo, già io non sono questo corpo, ma vuoi solo sentirlo una volta o vuoi veramente realizzarlo? Se vuoi veramente realizzarlo ti devi liberare dal peccato. E quali sono le attività peccaminose? Come ha ripetuto tantissime volte Srila Prabhupada, non bisogna mangiare la carne e il pesce, quindi partecipare alla violenza dell'abbattimento degli animali, non bisogna prendere intossicanti, avere relazioni sessuali non corrette e non giocare d'azzardo. Questi sono i quattro pilastri della vita materiale condizionata, e quindi i quattro che vanno a erodere, se vogliamo usare questo verbo, i pilastri del Dharma. Cioè il Dharma si appoggia su quattro zampe, il bue, no? Le quattro zampe del Dharma sono la veridicità, l'austerità, la misericordia, la pulizia. Invece le attività peccaminose, ogni attività peccaminosa va a distruggere i fondamenti del Dharma. Allora, vuoi comprendere veramente questa verità? Liberati dalle attività peccaminose. Ma è difficile, passo davanti alla tavola, come ho detto prima, passo davanti a quel negozio e sento l'attrazione, vedo quella persona e sento l'attrazione, no? Vedo quel cibo e sento l'attrazione. Come posso fare? Ti devi liberare dall'attività peccaminosa, altrimenti rimarrà solo teoria, non potrai mai realizzare la tua vera identità. Ma sappi che se segui questa via con diligenza, Krishna ti dà la forza per liberarti dall'attività peccaminosa. E quello che sembrava impossibile diventa possibile, anzi alla fine diventa piacevole, e quando ti sei liberato dalle attività peccaminose, solo a quel punto può arrivare Anartha Nivritti, può arrivare la liberazione dagli Anartha, prima è possibile. E quando ti liberi dagli Anartha, e Anartha vuol dire proprio, Artha vuol dire ricchezza, Anartha vuol dire povertà, scopri che avevi la coscienza imbevuta di povertà. Eri un poveraccio nelle mani dei guna e dovevi dire signor sì a tutte le spinte dei desideri materiali. Ecco cosa significa essere un poveraccio nelle mani dei guna. Potevi essere anche il più ricco del mondo, ma sempre un poveraccio sei, perché devi seguire questi impulsi fortissimi che ti portano a soddisfare un desiderio e l'altro. Quando ti liberi da Anartha, diventi libero. E allora questa è la vera ricchezza. Perché? Perché la vera identità dell'anima viene alla luce finalmente. E l'anima spirituale è ricca per natura, perché è parte della ricchezza suprema di Krishna. Quindi quando scopri il piacere di questa ricchezza,
non ti interessano più le ricchezze di questo mondo, perché le ricchezze di questo mondo a cosa servono? Servono a farti gratificare i sensi di più e meglio. Ecco perché tutti inseguono la ricchezza. Ma quando non ti interessa più la gratificazione dei sensi, non ti interessa più nemmeno la ricchezza di questo mondo. Poi ti interessa perché puoi impegnarla a servizio di Krishna, ma solo per quello, non perché ti interessa. Raccogli per offrire a Krishna, non raccogli per la tua gratificazione dei sensi. Quindi sei completamente distaccato. Anche se agli occhi di un materialista sembri attaccato all'energia materiale, ma in realtà c'è completo distacco perché hai raggiunto lo stadio di Anartha Nivritti, questa liberazione dagli Anartha. E scopri così il piacere dell'azione in coscienza di Krishna. C'è una storia molto bella di Jayapataka Swami che ai tempi, quando erano a Mayapur, agli inizi proprio, e avevano acquistato questo terreno con grande sacrificio, e Prabhupada aveva detto di costruire questo tempio, long building, il tempio era il palazzo più lungo del Bengala in quel momento, e un ashram lunghissimo, tre piani, con tutte le stanze, il tempio, che sembrava una cosa enorme per quei tempi, era una cosa enorme per quei tempi, e sì, dirlo è facile e bello, poi farlo è un po' meno facile e meno bello, quindi a un certo punto Jayapataka Swami va da Prabhupada e gli dice: Prabhupada, io non ne posso più avere a che fare con tutti questi indiani, questi bengalesi che ti rubano i mattoni, non lavorano. Era una lotta costante, no? Chi è stato in India ha avuto a che fare con gli indiani è veramente una croce, soprattutto per un occidentale, no? Abituato a certi schemi, lì diventa veramente difficile. E io, gli ha detto, io voglio cantarmi i miei giri, il mio japa e fare i miei bhajan, adesso non ne posso più, voglio cambiare servizio. Srila Prabhupada gli ha detto, questo è il tuo bhajan, il tuo bhajan devi avere a che fare con queste persone e superare le tue difficoltà, e questa è l'azione cosciente di Krishna. Questo è il vero, e questa è la fase che ha superato anche Arjuna. Arjuna non voleva sapere di combattere contro Duryodhana e tutta la sua cricca, tutti questi personaggi. Ha detto, io me ne vado nella foresta. E Krishna gli ha detto, no, devi combattere, perché questo è il tuo dharma. E indirettamente si rivolge a ognuno di noi, no? E tu arrivi e senti dire sei un'anima spirituale, però per comprenderlo veramente devi servire il maestro spirituale, e il servizio più importante che puoi offrire al maestro spirituale è diffondere la coscienza di Krishna. Ti guardi intorno, sono tutti materialisti sfegatati, e dici no, io me ne vado nella foresta, mi canto Hare Krishna. No, invece devi combattere. Combattere significa combattere contro i tuoi anartha al mattino, dalle 5 alle 9 devi combattere la tua lotta interna, e dalle 9 alle 6 di sera devi combattere la tua lotta esterna al meglio delle tue possibilità, per diffondere la coscienza di Krishna, per servire nel tempio, e il tempio è un centro della coscienza di Krishna, un centro di espansione, quindi c'è chi esce all'esterno, incontra tante persone. Ho incontrato un avvocato, suono, mi apre la porta, io ho visto che sotto c'era scritto avvocato, suono, mi apre la porta, mi fa, ma questo è uno studio di un avvocato? E io ho detto, certo, avvocato, lo so benissimo, infatti io sono venuto a parlare di un argomento. Lui mi stava liquidando dicendo no, non ho tempo. Io ho detto, ma io sono venuto a parlare di un argomento importante. Qual è la causa di tutte le cause?
Allora, gli ho detto così, lui si è fermato. E bisogna scoprire, gli ho detto, qual è la causa di tutte le cause. Allora si è fermato, si è messo a ridere, gli ho dato un libro in mano, gli ho detto, qui è spiegata qual è la causa di tutte le cause. Fa, vabbè, va, se ha preso il libro, mi ha dato un'offerta e ha cambiato completamente atteggiamento, no? Allora, se noi scopriamo qual è la vera motivazione della nostra vita, allora non abbiamo più paura di affrontare l'esterno, perché hai una visione diversa. Tutte le persone che incontri, le incontri con una visione diversa, anche quelli apparentemente negativi o ipocriti o qualunque sia la situazione, provi compassione. Perché? Perché sei stato anche tu un ipocrita, sei stato anche tu un negativo, quindi non li vedi con un atteggiamento malevolo, ma semmai compassionevole. E allora il nostro bhajan deve essere questo, deve essere coltivare questi valori alla sera, al mattino presto, immergerci negli shastra, immergerci, e questo fa in modo che la nostra natura, come dicevo prima, condizionata gradualmente, diminuisce e viene alla luce quella liberata. Allora questi problemi di sofferenza, di difficoltà, di crisi negative andranno scemando sempre di più e invece verrà alla luce la nostra parte liberata e svilupperemo un senso di piacere per la coscienza di Krishna infinito e che ci aprirà le porte per il mondo spirituale, perché nel mondo spirituale lì non c'è né Putin né Biden né la politica italiana, non c'è niente, non se ne fanno di niente nel mondo spirituale e quindi entriamo in una dimensione già liberata anche in questo mondo. Stavo riflettendo ai problemi che ognuno di noi può attraversare, ognuno nel suo piccolo, le sue bollette da pagare o il suo tempio da gestire, le difficoltà che può incontrare. E stavo pensando stamattina, stavo ascoltando una lezione di Bhakti Gyana Maharaj che elogiava Niranjana Swami e mi sono messo per un attimo nei loro panni. Hanno migliaia di discepoli, chi in Russia e chi in Ucraina. E c'è questo pazzo scatenato che sta minacciando il mondo di usare anche le armi nucleari. Allora, noi abbiamo i nostri problemini. Immaginiamo di avere migliaia di discepoli russi e ucraini che sono e di essere in una terra che sta diventando una situazione molto rischiosa. Allora, ognuno ha le sue difficoltà. Ma se noi impariamo ad essere coscienti di Krishna, Krishna si prende cura di tutti i nostri problemi e il nostro problema è semplicemente quello di servire bene Krishna con sincerità, amore e devozione. E poi questo è un mondo pieno di problemi, sono sempre stati problemi, da sempre. Ma Arjuna aveva i problemi ai suoi tempi, un sacco di problemi, perché chi più di lui ha dovuto superare crisi, tradimenti, ingiurie e quant'altro. E abbiamo i problemi anche oggi. Chaitanya Mahaprabhu ha avuto un sacco di problemi, Srila Prabhupada ha avuto un sacco di problemi. Quindi il vero bhajan è quello che ti fa diventare cosciente di Krishna, ti fa affrontare i problemi con la giusta visione, te li fa superare e ogni giorno ti senti rinvigorito perché hai un'energia rinnovata che puoi offrire nuovamente al servizio degli acharya precedenti. Se sviluppiamo questo sentimento, questo atteggiamento nei confronti della coscienza di Krishna, qualunque problema non è più un problema, è una crisi, ma lo vediamo
sotto un'altra luce. Krishna, cosa mi sta insegnando in questo momento? Che mi devo abbandonare ancora di più a Krishna ed essere ancora di più cosciente di Krishna. Quindi anche il più grande dei problemi diventa lo stimolo per la soluzione. Va bene, quindi abbiamo parlato abbiamo analizzato questi tre versi della Bhagavad Gita e se non avete domande possiamo concludere, se invece ci sono delle domande sono qui. C'è una domanda da Facebook di Maria che chiede: buonasera, perché Krishna ci ha dotati di libero arbitrio sapendo che tramite questo avremmo potuto allontanarci da lui? Perché possiamo anche avvicinarci a lui, perché Krishna è il dotato di libero arbitrio infinito e quindi da lui emanano un'infinità di amsha e vibhinamsha che sono a loro volta dotate di libero arbitrio e Krishna è felice quando vede che noi usiamo bene il nostro libero arbitrio, lo è un po' meno quando vede che lo usiamo male, ma ha creato la natura materiale che è un'educatrice stupenda, meravigliosa, che ha un'infinità di pazienza, infatti la natura materiale è infinita e nella sua nascita e evoluzione e scomparsa, Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Reka, come ho spiegato nella Brahma Samhita, Durga ha questa funzione di grande educatrice e o molto lentamente o anche molto rapidamente ci insegna a utilizzare bene il nostro libero arbitrio. E noi siamo qui per questo, per imparare noi e cercare di condividere con gli altri quello che abbiamo realizzato. E quando scopri come si può usare al meglio il tuo libero arbitrio e che è la ricchezza più grande che noi possiamo possedere, che noi possediamo, ed è la ricchezza più grande che possiamo offrire a Krishna, allora ringrazi Krishna che ha dotato l'anima di libero arbitrio, che ci ha dotato di libero arbitrio. Quando invece non sai come gestire il tuo libero arbitrio e soffri delle conseguenze del tuo karma, sottilmente maledici Krishna che ci ha dotato di libero arbitrio. E questa è una fase nella quale passiamo tutti. Non sappiamo come si fa a gestire bene il nostro libero arbitrio, perché è una grande energia, una grande potenza. Se non lo sai gestire bene, è come in macchina, tu hai il libero arbitrio, se non lo sai gestire bene e fai un incidente, dici: ma perché perché hanno inventato le macchine, no? Che mi hanno fatto fare un incidente? Ma le macchine t'hanno anche dato, t'hanno anche detto di prendere la patente e guidare con prudenza. E se la sai guidare bene con prudenza è meravigliosa, perché ti può portare ovunque molto rapidamente. Chiaro che se la usi male e fai un incidente e non ti porta da nessuna parte, era meglio che andare a piedi. Così noi siamo dotati di libero arbitrio perché Krishna è dotato di libero arbitrio. La coscienza di Krishna serve proprio a questo, per imparare a utilizzare al meglio il nostro libero arbitrio. Se mettiamo da parte le nostre speculazioni mentali e seguiamo le direttive del maestro spirituale, questo è il modo per usare bene il nostro libero arbitrio. È semplice, ma il maestro spirituale non ti dice una cosa, te ne dice 10, 100, 1000,
Allora tu inizia dalla prima, svegliati domattina presto e prima del Brahma Muhurta e canta Hare Krishna. E quando canti a Hare Krishna, implora Krishna che ti faccia usare al meglio il tuo libero arbitrio. In quel momento lì tu stai usando al meglio il tuo libero arbitrio perché hai ascoltato le istruzioni del maestro spirituale. Srila Prabhupada è stata una delle istruzioni finali che ha dato anche prima di lasciare il corpo, ha detto rise early in the morning, alzatevi presto al mattino e cantate Hare Krishna. Quanto l'ha ribadito questo concetto tantissime volte. Allora, primo, usi il tuo libero arbitrio seguendo le istruzioni del maestro spirituale. Poi lo usi per cantare Hare Krishna un'altra volta. Poi lo usi per implorare Krishna, Krishna, fammi capire chi sono, fammi usare bene il mio libero arbitrio. E ascoltando il mantra c'è una purificazione della mente e una riscoperta dei tuoi veri valori. E allora lì capisci la differenza che c'è tra il libero arbitrio al servizio di Krishna e il libero arbitrio coperto dagli Anartha. Se invece non usi il libero arbitrio per seguire le istruzioni del maestro spirituale, domani sarà un'altra giornata all'insegna della crisi, del malessere, della sofferenza che aumenterà la nostra errata concezione che abbiamo di noi stessi e quindi anche del nostro libero arbitrio. E rischiamo di proseguire così all'infinito e di maledire il giorno in cui siamo stati dotati della più grande ricchezza. Perché anche un genitore mette al mondo un figlio e sa benissimo che gli dà il libero arbitrio. Cos'è che figlio è? Uno che lo chiude in una stanza e gli dice tu non esci più di qua perché devi fare quello lì. Non è un gesto d'amore, quello lì è un gesto di egoismo. Alle volte questo egoismo si espande anche se noi facciamo uscire i figli, ma li soggioghiamo col nostro egocentrismo. E così Krishna invece ci lascia completamente liberi, ma anche non liberi delle conseguenze delle nostre azioni. Allora, ci sono miliardi di persone che in questo momento stanno usando male il loro libero arbitrio e automaticamente sono portati alla fine o anche durante a maledire il giorno della loro nascita e quindi a soffrire terribilmente nell'esistenza materiale. Ecco perché Prabhupada, seguendo la via degli Acharya, aveva questo spirito di compassione e costantemente diffondeva questi valori. Perché un'anima liberata, più si è liberata e più vede un sacco di condizionamento in giro e più si adopera affinché questo condizionamento si dissolva. E l'unico modo per dissolvere questo condizionamento è cantare Hare Krishna. Ho letto una devota che ha detto, citava una frase di Prabhupada che diceva perché tutta questa filosofia? Semplicemente cantate Hare Krishna. E un devoto ha puntualizzato, sì, ma tu non puoi prendere questa frase fuori dal contesto. Infatti, se no Prabhupada non avrebbe scritto 80 libri e non avrebbe spiegato questa filosofia in modo così meraviglioso, chiaro e accessibile a tutti. Sì, bisogna cantare Hare Krishna, ma per cantare bene Hare Krishna bisogna studiare bene i libri di Srila Prabhupada e associarsi bene con i Vaishnava e ascoltare questa filosofia. Allora puoi gustare veramente il Maha Mantra, altrimenti rischiamo che il cantare Hare Krishna sia una scusa per non approfondire filosoficamente questi temi.
e quindi il nostro canto poi non produce gli effetti desiderati. Va bene, allora, libero arbitrio chi già hai, usiamolo al meglio, Maria, te lo auguro di cuore, e però se lo stai usando bene, perché se, ci stiamo, se c'è questa condivisione di valori è un buon segno, ma ognuno di noi può arricchirsi dell'esperienza dell'altro, degli altri, perché possiamo sempre migliorarci ogni giorno nell'utilizzare il nostro libero arbitrio. Non c'è limite. Va bene? Grazie a tutti dell'ascolto. Se c'è qualche altra domanda, tutto a posto? Spero di aver risposto, Maria, alla tua domanda. Hare Krishna Prabhu, sempre Fabrizio. Volevi aggiungere, volevi fare un'altra domanda? Sì, diciamo, quando è che uno può essere, diciamo, definitivamente certo interiormente di essere libero dagli anartha? Diciamo, cantando il mantra, penso io, in base un po' alla mia esperienza che sto facendo, diciamo sufficientemente bene, cioè limitando proprio le offese al minimo, cioè piccoli effetti di distrazione, sì, che possono durare qualche secondo, cioè mettendo più impegno possibile, cioè quando è che uno può essere proprio sicuro che, cioè, non può più essere soggetto a ricadute, ecco questo. Quando hai superato la crisi, e cioè sei arrivato al passo successivo, che è anartha nivritti siddha to nishta, diventi fisso nel servizio di devozione. Fisso nel servizio di devozione, allora vuol dire che hai superato tutti gli anartha. Cioè, l'anartha nivritti ha prodotto, lo devo ripetere, bhajana kriyata anartha nivritti siddha to nishta, tato ruchi, e il passo successivo è il gusto. Quindi quando senti un gusto profondo per la bhakti e non il bhajana kriya, che è la fase iniziale del bhajan, che è piena di offese, di distrazioni e quant'altro, ma entri in una fase del canto dove il maha mantra riesce ad ascoltare, entrare in profondità, dove non c'è più il disturbo della mente, eccetera. E poi però, quando hai cantato due ore il maha mantra, che è una richiesta di servizio, senti il desiderio di servire il maestro spirituale. Allora sei impegnato al servizio del maestro spirituale. Anche questo è un segno che ti sei liberato dagli anartha. Quando arrivi a questo nishta, a questa fissità nel servizio di devozione, allora significa che hai superato la fase precedente degli anartha. Poi in realtà, sia per educare gli altri e anche per sentirsi sempre al sicuro, anche un'anima liberata comunque scende sempre a livello del Madhya Madhikari, e non si considera liberata, ma segue comunque la disciplina, segue comunque le regole, primo per dare un buon esempio e secondo per stare sempre al sicuro in questo mondo materiale, che a ogni passo è un pericolo. Allora, esternamente un'anima liberata prima di tutto non dà mostra, non è che dice io mi sono liberato dagli anartha, perché se questa è una trappola di Maya, no? Dell'illusione. Umilmente pensa, guarda che fortuna, prima avevo 300 o 300.000 pensieri sensuali
nella mente al giorno, adesso ne ho 3 o 0,3. Bello, questa è la ricchezza del servizio di devozione. Prima ambiguo a essere, a padroneggiare, a centrare e quant'altro, adesso vivo felice e penso a cantare bene Hare Krishna e spero che di incontrare persone che grazie alla mia compagnia possano a loro volta essere coscienti di Krishna. Quindi è uno stato d'animo che viene da una realizzazione profonda, non è una convinzione, non è che uno può dire adesso mi libero dagli anarta e appena arriva un pensiero, così puoi durare 20 minuti o 20 ore, ma al 21esimo minuto o alla 21esima ora poi cadi banalmente, ti ritrovi al punto di partenza. Quindi è un processo graduale, basta seguire bene le tappe e tutti i giorni fare esattamente quello che ci è stato detto di fare. Le ore del giorno sono 24, 6 o 7 le dormi, come diciamo sempre, togli, vai per sottrazione, usa al meglio il tuo tempo e abbi pazienza. Utsam nishayat dairyat. Rupa Goswami dice ci vuole entusiasmo, determinazione. Quindi uno deve, è una bella domanda la tua, vuol dire è un segno che stai progredendo e che senti il desiderio che questa progressione ti porti ad avere un risultato. Ma Rupa Goswami dice ci vuole entusiasmo, determinazione, ma pazienza. Perché? Perché la nostra natura condizionata è sempre pronta a voler dire la sua, e perché siamo nel mondo materiale, qui può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro, quindi ci vuole una pazienza infinita. E allora gradualmente arrivi a questo ruci, a questo gusto nella pratica spirituale, nel servizio al maestro spirituale, e questo è il segno che sei arrivato, che un sadaka è arrivato, ha superato la fase di anartha nivritti. Va bene? Grazie. Jai Srila Prabhupada ki jai. Grazie a tutti per l'attenzione, per la presenza e tutte le glorie ai devoti riuniti. Hare Krishna. Gaura Premanande. Haribo. Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Krishna Hare.